Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente. Siamo col consigliere regionale Mirko Bagnari e parliamo di agricoltura circolare. Il tema dell'agricoltura circolare si inserisce pienamente in quello che è il percorso che sta facendo la Regione Emilia-Romagna sulla gestione dei rifiuti. È un percorso che è partito nella nuova legislatura con l'approvazione della nuova legge sull'economia circolare, la numero 16 del 2015 approvata all'inizio di ottobre dell'anno scorso, e che poi ha visto la concretizzazione, diciamo, di quelle che sono le misure per la pianificazione della gestione dei rifiuti con il piano generale di gestione dei rifiuti approvato pochi giorni fa. Il tema dell'agricoltura trova appunto nell'ambito dei rifiuti speciali la sua collocazione come tipologia di rifiuto, e diciamo che grazie anche a una serie di semplificazioni che sono state introdotte non solo dalla normativa regionale ma anche dalla normativa nazionale a partire dal decreto 152 e dalle misure successive confermate anche dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, appunto, dove vengono recepite una serie di misure di semplificazione nella gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti agricoli, che da una parte ovviamente tutelano quella che è la necessaria misurazione e il controllo soprattutto dei flussi di rifiuti, dall'altra introducono a favore delle imprese, soprattutto delle piccole imprese agricole, una serie di semplificazioni che poi trovano conferma in quello che è il sistema degli accordi di programma fra enti pubblici e soggetti territoriali, che consentono appunto un conferimento semplificato e una gestione dei rifiuti in questo settore semplificata, tenendo conto anche che tutto questo vuole da un lato appunto controllare comunque i flussi dei rifiuti e favorire anche, mi rifaccio appunto a quelle che sono le misure contenute nel piano dei rifiuti, anche le innovazioni anche in termini di introduzione di sistemi a basso impatto ambientale, penso anche a quello che è l'utilizzo di materiali biodegradabili, tutta una serie di innovazioni che consentono veramente all'agricoltura di diventare un elemento di punta in quello che è il nuovo sistema dell'economia circolare a livello regionale.